puoi parlare della traccia che hai scelto per questo concorso e il motivo? Allora, io ho scelto la traccia numero 6, che è quella sull'alternanza scuola-lavoro, e l'ho scelta perché penso che sia la traccia che mi permette di esprimere di più la mia personalità, quello che mi piace fare. Io ho scelto l'ultima traccia, quella che parlava dei social, del FOMO, che è la paura di sentirsi tagliati fuori dalla modernità. Ho scelto la traccia numero 4, che tratta il rapporto tra giovani e adulti, diciamo generalmente sia nel mondo del lavoro attualmente e anche nella società odierna. Che traccia hai scelto per il concorso? Ho scelto la prima traccia, quella riguardante l'ambiente, e ritengo che sia una traccia molto attuale. Sì, ho scelto la traccia numero 3 sull'amicizia e ho cercato di dire esperienze personali su appunto quello che... Cioè, penso io perché sia l'amicizia, appunto, e insomma, ho raccontato un po' quello che provo io, quello che ho provato io con un grande amico che ho. Nel caso dovessi vincere, come investirai il premio che c'è in palio? Penso che in parte lo userei quest'estate perché ho già investito un progetto Erasmus, quindi penso che una parte la investirei lì e poi ne terrei un'altra parte invece per l'università. Oh, oh, oh. Bentrovati, cari studenti, professori, dirigenti scolastici di Reggio Emilia, siamo arrivati al momento conclusivo del premio letterario We Write 2019, giunto alla sua 7ª edizione, promossa dal giornale di Reggio, che anche quest'anno ha avuto la manifestazione, un successo straordinario. Oltre 100 studenti in gara di 20 istituti diversi, sono numeri che parlano da soli. Tutti i temi sono stati davvero interessanti e devo fare i complimenti agli studenti e ai loro insegnanti. Bravi, bravi, tutti meritereste di essere premiati. Ho notato un grande impegno da parte di ciascuno di voi e ho apprezzato le idee, i pensieri che avete esposto e complimenti anche al giornale di Reggio che organizza questo concorso e offre a voi una concreta opportunità di confronto e di crescita. Sono contento, infine, che anche quest'anno tutti i temi vengano raccolti in un libro perché chiunque possa leggere i vostri scritti. Vi dirò, la scelta è stata davvero difficile, per questo noi della giuria abbiamo deciso di menzionare, oltre ai 6 vincitori, anche altri ragazzi con una nota di merito. Saluto tutti, augurandovi una buona conclusione dell'anno scolastico e perciò adesso proclamo i 6 vincitori della borsa di studio. I 6 vincitori della borsa di studio del 7º premio letterario We Write sono Ferial Jebadi dell'istituto Russell Guastalla, classe 5A, Lorenzo Lupo Canova, liceo Ariosto Spallanzani, classe 4C classico, Marta Davoli, liceo Rinaldo Corcio, classe 5A classico, Matteo Brunazzi, istituto superiore Motti, classe 3B turistico, Nicole Sironi, liceo Matilde di Canossa, classe 5I, Sabrin Ilassi, del Galvani Lodi, classe 4G. Prima di andarmene devi sapere che il più
più grande spettacolo dopo il Big Bang. Ragazzi, complimenti, veramente complimenti a tutti, buona fortuna, buona vita, buon successo.